Oggi parliamo dei piccoli, si fa per dire, problemi di Spotify in relazione alla vicenda che ha coinvolto Joe Rogan e artisti come Neil Young, ma non solo. Prima di proseguire con il video, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo già parlato a suo tempo dell'importante accordo economico tra Spotify e Joe Rogan per assicurarsi i diritti in esclusiva del suo podcast, che è il principale podcast a livello mondiale. Spotify ha investito un sacco di soldi, si parla di oltre 100 milioni di dollari, per assicurarsi Joe Rogan all'interno della propria piattaforma, togliendo quindi tutti i contenuti dalle altre piattaforme. È passata la pandemia che ha scombinato le carte un po' per tutti ed è venuto fuori di recente, nel 2022, il problema di Joe Rogan. A un certo punto, Neil Young, uno degli artisti, insomma, più importanti della storia del pop folk americano, ha detto di non voler stare nello stesso spazio di Joe Rogan, che nel suo podcast è andato sempre più a radicalizzarsi in posizioni scettiche nei confronti dei vaccini, scettiche nei confronti della gestione della pandemia, coinvolgendo personaggi estremi, un po' negazionisti, eccetera. E quindi a un certo punto Neil Young ha detto: io non voglio essere nella stessa stanza, tra virgolette, con queste persone. Al suo appello si sono uniti altri artisti, ad esempio Joni Mitchell, al punto che Spotify è dovuta correre ai ripari. Anche Joe Rogan si è sentito puntare il dito contro e ha dovuto in qualche modo scusarsi per alcune affermazioni che ha fatto. Ora, Joe Rogan, nel suo lungo percorso di passaggio da lottatore comico a podcaster di fama mondiale, ha avuto vari scivoloni e vari momenti nel quale si è dovuto difendere dalle sue parole quantomeno discutibili. Puntualmente, quando viene fuori uno scandalo, ritornano tutte alla ribalta. In questo caso, però, Joe Rogan è rimasto fermo sulle sue posizioni nel difendere in qualche modo la libertà di espressione. È curioso il fatto che, se vogliamo, il primo artista a livello mondiale nel campo del podcast che abbia posizioni così radicali e in qualche modo complottiste. Però non è un problema dal punto di vista, anzi dovrebbe essere una espressione, appunto, il fatto che la libertà di opinioni può anche arrivare a importanti numeri a livello di diffusione. Al di là dello stare dalla parte di Joe Rogan o di Neil Young, la situazione difficile riguarda Spotify, perché ad esempio, YouTube si era già dovuta confrontare con problemi di questo tipo ed ha scelto una linea chiara, ovvero combattere tutti i contenuti controversi, demonetizzare, togliere in qualche modo spazio e visibilità a tutto ciò che esulava da un certo tipo di fare informazione, fare video, fare divulgazione. E quindi YouTube ha scelto chiaramente la sua strada molto prima di doversi confrontare con il problema di Joe Rogan. Spotify, nel momento in cui inizia a fare in qualche modo l'editore, quindi va a prendere degli artisti in esclusiva, forse hanno un po' sottovalutato questo aspetto, perché il CEO di Spotify, ad esempio, ha dovuto dire: adesso metteremo una forma di controllo, quindi alcune puntate sono state tolte e così via. Diciamo che non puoi fare accordi con qualunque persona che esprime delle opinioni, se poi non vuoi correre il rischio che queste opinioni possano essere divisive. A casa Spotify sono trovati un po' impreparati nel gestire una situazione di questo tipo. Per grandi artisti come Neil Young o Joni Mitchell, i guadagni derivanti dallo streaming sono ben poca cosa rispetto ai dischi venduti in passato, ai diritti d'autore, eccetera. Quindi, fondamentalmente, a loro non interessa granché esserci e hanno semplicemente colto un'occasione per uscire da questo tipo di piattaforma. Però ecco, diciamo che i guadagni dallo streaming comunque sia, non è che facciano schifo a nessuno. Neil Young se lo può permettere, il problema è
per quelli più giovani che iniziano adesso e che devono fare per forza i conti con lo streaming, e magari nessuno li obbliga a prendere posizioni politiche, però ecco, diciamo che se ti appaiono sulla home un podcast di un certo tipo e un album, forse qualche dubbio se lo fanno venire in molti. Così come YouTube ha tolto le pubblicità di aziende perché si trovavano tra gli spot le cose più diverse, da perfino gli annunci dei talebani, ecco che Spotify, che non ha il problema della pubblicità perché la raccolta pubblicitaria è abbastanza bassa, però ha il problema di fare iscritti e tenerli sulla piattaforma, deve comunque confrontarsi con questo problema. E di nuovo, qual è la soluzione? Perché limitare, dover controllare ciò che viene detto e scritto, limitare la libertà d'opinioni, è comunque una scelta forte e pesante. Qualcuno potrebbe decidere di rivolgersi altrove e si innesca ancora un circolo vizioso che potrebbe essere molto pesante per l'azienda svedese. Un'altra tegola caduta su Spotify riguarda le sponsorizzazioni. Ci sono alcuni meme del fatto che Spotify abbia investito nello sponsorizzare il Barcellona, quindi spendendo molti milioni di dollari, si parla di 280 milioni di euro, che in qualche modo sono soldi che non vanno agli artisti, o così come altri investimenti tecnologici, eccetera. Spotify, nel cercare di fare l'interesse degli azionisti, quindi nel far modo che questi guadagnino nel loro investimento alla società, continua a trascurare ancora di più gli artisti, i musicisti e quant'altro. Ora, essendocene talmente tanti iscritti a Spotify, essendone talmente tanti brani che arrivano giorno dopo giorno, diventa difficile poter garantire ad ognuno una quantità di diritti d'autore decente. E allora, questi milioni di dollari che vanno spesi, comunque sia, se tradotti e divisi per ognuno di loro, sarebbero comunque pochi spiccioli. Però rimane l'amarezza in chi vive da artista questa piattaforma e rimangono le polemiche per un modo di gestire la musica online e lo streaming al giorno d'oggi. Cosa succederà quindi a Spotify? Non è dato saperlo. Diventerà allineata a YouTube, Facebook nella gestione dei contenuti, nei tagli, nella censura, come sono stati costretti a fare gli altri, oppure cercherà di riuscire a combinare la libertà d'espressione, il benessere degli artisti e dei musicisti e il benessere economico degli investitori? Per ora la strada scelta è sempre stata a favore di chi ha messo i soldi e chi ha garantito che l'azienda potesse stare in perdita per molti anni, perché credendo sull'idea, credendo sul numero degli utenti, credendo sulla diffusione a livello mondiale. Però a questo punto le cose si fanno un po' traballanti e diventano veramente difficili da gestire. Credo, mi sento di dire nel mio piccolo, che inevitabilmente la cosa sarà ancora più sbilanciata nei confronti degli investitori a scapito di chi fa musica e di chi la musica l'ascolta. Però ecco, staremo a vedere e ci aggiorneremo nel corso del tempo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.